Arrivati i primi kit per il porta a porta, si parte dalla consegna nei condomini nella macro area a sud della città. Tante le novità anche per chi già conferiva attraverso il porta a porta. Dopo anni torna finalmente fruibile la piscina di Villa Dante, affidamento temporaneo ad una ATS composta dalle società messinesi di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato. Si infiamma il clima elettorale a pochi giorni dal voto, il sindaco De Luca invia una lettera con l'intestazione Sindaco Metropolitano a 400.000 elettori, invitandoli a votare Musolino. Presentate in conferenza stampa le specifiche relative all'attivazione di 145 tirocini formativi previsti dal bando pubblico Poni Inclusione, in arrivo agevolazioni per le piccole e medie imprese che creano occupazione. In casa CR Messina si registra l'addio del responsabile dell'area tecnica Salvatore Castorina, mentre i calciatori salutano i tifosi dai loro profili social. Scende in campo il sindaco De Luca.